Ben ritrovati. Riprendiamo l'argomento che abbiamo introdotto nel video precedente sulla forza di gravità. Anche se non corrisponde in realtà ai postulati ufficiali, la chiamiamo così per non confondere, dato che è stata assimilata concettualmente in questo modo. Nella definizione ufficiale, la forza di gravità è legata alle masse. Vediamo ora che non è così. Abbiamo descritto il concetto generale dell'energia esprimendola con E è uguale F1 più F2. Partiamo da questa base ed entriamo nello specifico della forza di gravità, che è una forza cinetica. La grande spirale discendente, positiva, possiede un potenziale di 1,5 m. Con m intendiamo un momento, anche se non esattamente nel significato canonico. Un momento per noi indica un movimento, o più precisamente una spinta, un'accelerazione. Per esattezza lo chiamiamo con più 1,5 m, essendo positivo. La spirale ascendente, negativa, possiede un potenziale di meno 1,4 m momenti. Questo vale per il nostro pianeta. In realtà la spirale ascendente negativa non è prodotta dalla Terra, bensì è la stessa spirale positiva che arriva dal lato opposto del pianeta. Attraversando la materia mantiene la stessa rotazione, che ovviamente apparirà inversa, cioè destrosa, per via della provenienza opposta. Attraversando il pianeta, l'energia inizialmente prevalentemente positiva diviene negativa perdendo cariche positive, e perde anche forza passando da 1,5 m a 1,4 m. Gli altri pianeti hanno un tipo di materia differente e creano perdite di forza leggermente diverse, creando una risultante espressa come forza di gravità, tipica e unica. Vediamo che succede con queste forze. Chiamiamo la spirale positiva SP1 con valore più 1,5 m. La spirale negativa SP2 con valore meno 1,4 m. Abbiamo già detto nel video precedente che la risultante, che per noi coincide con la forza di gravità, è la somma delle due forze, quindi SP1 più SP2. Sommando le forze naturali non si segue la logica che conosciamo, cioè più 1,5 più meno 1,4. Perché di fatto risulterebbe 1,5 meno 1,4, quindi uguale a 0,1. In natura le forze si sommano sempre, quindi il procedimento corretto è questo: 1,5 più 1,4 uguale 2,9. Solo successivamente si applica il segno uguale a quello del valore maggiore, che è più 1,5, quindi il risultato assume il valore di più 2,9 m. Ora, trattandosi di forze cinetiche, riduciamo il risultato di un quarto del suo valore, ottenendo 2,9 meno 0,725 uguale più 2,175 m. Essendo le forze sommate di polarità opposta, più e meno, dobbiamo ridurre di un ulteriore un diciannovesimo, quindi abbiamo 2,175 meno 0,1145 uguale più 2,0605 m. La risultante, cioè la forza di gravità, è una spinta cinetica con valore di più 2,0605 momenti. Un momento equivale ad una spinta o accelerazione di circa 15,5 km orari come valore iniziale. Più 2,0605 momenti equivalgono a quasi 32 km orari, sempre come spinta iniziale. Essendo il valore positivo, la spinta è verso il basso. Se la risultante fosse stata di segno negativo, la spinta sarebbe stata verso l'alto. Abbiamo capito che la forza di gravità non è evidentemente legata alla massa,
ma è semplicemente la differenza tra la spinta cinetica verso l'alto della spirale negativa e quella verso il basso della spirale positiva. Semplice, come tutte le cose in natura. Abbiamo detto che gli altri pianeti hanno una materia differente e le spirali negative ascendenti assumono valori diversi, quindi anche la forza di gravità, cioè la spinta risultante verso il basso, avrà velocità differente. Vi starete domandando ora, e il peso? Il peso è differente. Non è legato alla forza di gravità che abbiamo visto prima, ma ha un comportamento autonomo, anche se simile. È contestuale ai valori delle spirali, va in parallelo con la gravità, ma non coincide con questa. La forza di gravità, infatti, è solo una spinta cinetica risultante, indipendente dalla materia. Il peso, invece, è legato alla materia. Il peso, che equivale alla pressione interna degli atomi, è dato dalle caratteristiche tipiche di ogni materia e quindi degli atomi che la compongono. Ogni atomo reagisce in modo differente all'energia elettromagnetica, cioè alle cariche positive o negative. L'energia che attraversa un atomo crea maggiore o minore densità e pressione elettromagnetica, a seconda che sia permeabile o meno al magnetismo. I materiali più permeabili sono più pesanti. La permeabilità crea un maggior numero di cariche interne, quindi maggiore densità elettromagnetica e maggiore pressione esercitata da queste. La pressione è data dall'incontro e dall'accumulo di cariche di segno opposto. Se un atomo fosse permeabile solo alle cariche negative o positive, non avrebbe pressione interna e quindi peso. Abbiamo ora questa situazione, la spinta o l'accelerazione che abbiamo calcolato prima come forza di gravità, in tutti i materiali è sempre uguale. Tutto viene spinto con la stessa velocità. Il peso, invece, varia a seconda della struttura atomica della materia. Due oggetti di peso differente sono spinti alla stessa velocità di accelerazione, ma con differente pressione. Per capirci, per fermare il movimento di un oggetto più pesante, occorre maggiore forza quanto è la sua pressione interna, che è legata anche alla densità di cariche accumulate. Per questo motivo, se metto sulla stessa bilancia oggetti di peso differente, questa misurerà ovviamente un peso differente, che è dato dalla maggiore resistenza che farà la bilancia a fermare il materiale, cioè a compensare la forza esercitata dalla sua pressione interna. Abbiamo visto che se anche i risultati alla fine coincidono con quelli ufficialmente conosciuti, è molto differente il presupposto, il principio di funzionamento reale che c'è dietro, quindi la comprensione di come funzionano realmente le forze naturali in gioco. Ora che avete capito forse meglio cosa sia la forza di gravità e il peso, vi chiederete di certo come si può controllare. Il principio generale è banale, anche se nella pratica non è di facile risoluzione, per via della complessità della composizione della materia e delle differenti risposte alle energie. Se la spinta, come effetto, si genera da SP1 più SP2, è semplice trovare la risposta, dato che queste energie sono immodificabili. Occorre immettere nel sistema delle energie con forme d'onda uguali a piacimento con polarità più o meno. Inoltre, occorre conoscere le caratteristiche di ogni materiale per calcolare la quantità di energia positiva o negativa da immettere per compensare la pressione interna e quindi la densità. Per esempio, l'atomo di elio è molto suscettibile alle energie negative e non a quelle positive. Per cui, pur essendo maggiore la spinta della spirale positiva verso il basso, l'elio ignora questo effetto e viene spinto verso l'alto dalla spirale negativa. Quindi, in teoria, se volessimo fermare la corsa dell'elio verso l'alto, non possiamo agire sulle cariche positive, che sono ininfluenti per esso, ma su quelle negative. Se immettiamo altre forze negative, si aumenta la spinta verso l'alto. L'unica soluzione è immettere nel sistema la stessa intensità di spinta negativa, ma di direzione opposta. In questo modo si compensa teoricamente la pressione interna, si annulla la spinta e l'atomo di elio rimarrebbe immobile.
Al contrario, gli atomi di idrogeno e ossigeno sono prevalentemente suscettibili alle energie positive e vengono quindi facilmente spinti verso il basso. Per questo motivo sono più rarefatti man mano che si sale di quota. Anche la temperatura ha effetto sul peso e sulla spinta, in quanto diminuisce la densità e quindi la pressione interna delle cariche positive. Diminuendo il numero di cariche positive in proporzione al salire della temperatura, diminuisce sia la pressione interna, quindi il peso, sia la spinta verso il basso e si favorisce la spinta verso l'alto. Anche salendo di quota si nota come il peso leggermente diminuisce. Questo perché la spirale negativa, dopo aver attraversato il terreno, man mano che sale progressivamente perde forza, essendo maggiore quella positiva discendente, fino ad esaurirsi del tutto al limite della nostra atmosfera. La nostra atmosfera, infatti, è la zona di interazione delle due grandi spirali. Perdendo forza, e quindi anche numero di cariche, ad una certa altitudine riscontriamo una minore pressione e anche una minore spinta gravitazionale, che abbiamo visto è la risultante della somma delle due forze. Al calare di una delle forze, cala di conseguenza anche la forza risultante. Con questo quadro generale speriamo di avervi stimolato a puntare gli occhi verso una nuova prospettiva. Cercate sempre di capire con gli occhi e vedere con la mente e non viceversa. Si capisce osservando e solo dopo si ha la visione con la mente della verità. Restate con noi e condividete.